Rivoluzione industriale, quello che noi stiamo preparando, è la convergenza fra un nuovo sistema che già esiste di informazione e di comunicazione totalmente distribuito e interattivo con un sistema di produzione dell'energia altrettanto distribuito e interattivo. Quando questo succederà, quando ci sarà la convergenza fra un nuovo sistema di informazione e uno di energetico, entrambi interattivi e distribuiti, avremo un effetto moltiplicatore fortissimo e la creazione di milioni di posti di lavoro. Il problema è: ci arriveremo in tempo rispetto all'urgenza del cambiamento climatico? Here are the four pillars of the third industrial revolution. Pillar one, renewable energy. It's distributed. It's found all over. Questo nuovo modello energetico è basato su quattro pilastri. Il primo, energie rinnovabili. Sono dappertutto, sono tutto intorno a noi, il sole splende dappertutto, il vento soffia, l'energia geotermica è sotto i nostri piedi, possiamo raccogliere l'energia delle biomasse, dei rifiuti agricoli e forestali, eccetera. Bisogna soltanto immaginare in che modo raccogliere questa energia. So pillar one, the European Union has been the first superpower that's committed itself to 20% renewable energy by 2020. E su questo primo pilastro l'Unione Europea ha fatto la cosa giusta, ha preso un impegno di arrivare al 20% di energie rinnovabili entro il 2020. That's pillar one of the four pillars of our third industrial revolution. Pillar two is we have to collect all that energy. So we're going to think buildings, buildings, buildings. A revolution. E il secondo pilastro della terza rivoluzione industriale sono gli edifici, edifici, edifici. Attraverso gli edifici noi possiamo raccogliere tutta l'energia rinnovabile di cui abbiamo bisogno e la possiamo mettere a disposizione degli uffici, delle case private, dei centri commerciali. Non abbiamo bisogno di nient'altro, abbiamo semplicemente bisogno di attrezzare tutti gli edifici perché possano raccogliere tutta l'energia rinnovabile che abbiamo. We are now the power and utility companies. So pillar one, we're going to renewable distributed energy. Pillar two, we're going to have a revolution in construction and building. Il terzo pilastro, dopo che abbiamo riconvertito tutta l'industria delle costruzioni in questa nuova rivoluzione dell'industria delle costruzioni, quando abbiamo raccolto l'energia abbiamo bisogno di immagazzinarla. Per farlo, l'idrogeno. Semplicemente col surplus, con l'eccedenza dell'elettricità prodotta col vento, col sole, elettrolizziamo l'acqua, creiamo dell'idrogeno e lo possiamo riutilizzare poi per produrre di nuovo elettricità quando ci serve. Il quarto pilastro della terza rivoluzione industriale è l'intergrid, in pratica l'internet dell'energia. E qui c'è veramente visibile la convergenza fra il nuovo modello distribuito di produzione dell'energia con il nuovo modello distribuito di produzione dell'informazione. E quando avremo migliaia e migliaia e milioni di piccole centrali di produzione dell'energia attraverso le fonti rinnovabili, attraverso gli edifici, immagazzinata sotto forma di idrogeno, tutto quello che dovremo fare è poi mettere queste piccole centrali in contatto fra di loro e creare un enorme, potentissimo sistema interconnesso di piccoli utenti produttori di energia che praticamente ci darà il massimo della sicurezza energetica, perché non è un sistema che non può mai andare in blackout, perché non c'è un solo grande nodo centrale, ma l'energia è prodotta dappertutto. Going up in the Middle East in Abu Dhabi. Lasciatemi dire che tutto questo non è pura teoria, perché gli edifici che producono tutta l'energia di cui hanno bisogno già ci sono, ce ne sono in Spagna, ce ne sono in Francia, a Parigi, a Dubai ci sono dei grattacieli che producono la propria energia, che fanno già 60 piani. Inoltre le reti intelligenti stanno incominciando a essere sperimentate dappertutto, a Houston nel Texas, a Boulder in Colorado. Quindi questa non è pura teoria, anzi questa è l'unica speranza che abbiamo, e i poteri pubblici devono mettere insieme questi quattro pilastri della terza rivoluzione industriale, perché altrimenti, se c'è un'altra speranza, un altro piano per risolvere il problema energetico, fatemelo sapere, io non lo vedo. Professore, per finire, ma vedremo mai l'alba di questa nuova rivoluzione industriale? Well, we are already beginning to see it unfold in the European Union. We have examples across. La mia equipe ha già fatto un piano per l'Unione Europea che prevede che ci sia un'infrastruttura preliminare entro il 2025 che permetta la creazione a livello distribuito dell'energia e l'interscambio di questa energia, e invece un'infrastruttura più matura per il 2050. Quindi questo intergrid, cioè questa internet dell'energia, per metterla appunto, mettendo insieme i quattro pilastri
pilastri della terza rivoluzione industriale, e c'è bisogno che ci si muova subito. Noi ci stiamo muovendo a livello di Unione Europea, però ogni Stato nazionale, ogni Paese poi deve fare il suo piano nazionale, mettendo a livello nazionale insieme gli attori dei quattro pilastri della terza rivoluzione industriale. Internet, intergrids, renewable energy, distributed power, open source business models. That's where we're headed for sure. Thank you very much. Thank you very much.